situazioni, secondo me pure c'ha un suo tempo. Cari amici, buonasera. Questo appuntamento di TV Report parla di se stesso. In che senso? Parliamo del mondo dei giornalisti, una cosa che diciamo, tutti dicono che non si dovrebbe mai fare, ma poi a forza di non farlo si finisce perché in qualche modo la categoria ne soffre e quindi c'è un fortissimo bisogno di persone che se ne interessino direttamente. Una di queste persone che sta mettendo l'anima in una battaglia che io gli auguro di successo quanto prima è Maurizio Troccoli, che vi presento, un giovane collega giornalista che è il responsabile dei freelance della nostra provincia. Ora, mi ha riempito di mail con i suoi messaggi, mi tiene al corrente su tutto e ho pensato bene di volerlo conoscere. Per questo l'ho invitato, mi fa un grandissimo piacere averlo qui perché l'entusiasmo e la passione in un mestiere come il nostro sono la base di partenza dalla quale non si può prescindere. Allora, Maurizio Troccoli, come ho detto, coordinatore dei freelance in qualche modo della nostra provincia, ho detto bene, regione. Della nostra regione. La battaglia è importante, c'è grande insoddisfazione, tu hai scritto più volte di grandi lacune, di pensionati che non vanno in pensione, che occupano spazi, eccetera. Dico così, qua e là, delle cose che mi sono rimaste in mente. Dovendo in qualche modo sintetizzare diciamo così, e dare un po' il senso di quello che è tutta questa tua battaglia che da diversi anni stai portando avanti, che cosa possiamo raccontare ai nostri telespettatori? Beh, andiamo per ordine. Innanzitutto evitiamo il rischio di parlarci addosso come categoria, perché ha un senso se riusciamo ad informare i cittadini, certo, su quello che avviene. Mettiamo al centro loro, mettiamo al centro i lettori, visto che parliamo di giornalisti, come credo si debba mettere sempre al centro il cittadino, anche su altre aree come la sanità e come altri ambienti nei quali non si agisce sempre tenendo conto del cittadino utente finale, ma si agisce spesso tenendo conto di altre categorie che possono essere i colleghi, e così si fanno gli ospedali per informare qualcuno, piuttosto che si parla di giornalismo per parlare di noi colleghi o toglierci qualche breccino dalle scarpe, insomma. Certo. Invece parlare di noi giornalisti è un servizio che dobbiamo fare ai lettori, perché i lettori hanno il diritto di avere un'informazione libera, autentica, onesta, pulita. E per fare questo bisogna dire che c'è bisogno di giornalisti che debbano essere messi nelle condizioni di essere liberi, non minacciati o in qualche modo ricattabili, diciamo, certo, da qualcuno. Ed ecco, per poter garantire questo bisogna fare qualche passetto, bisogna guardare un po' a quello che sta avvenendo nel mondo dell'informazione e bisogna anche liberarsi di qualche peso e di qualche carico di troppo. Diciamo, possiamo, insomma, dire, riposizionare tutta una serie di regole. Sì. No? Quali sono, diciamo così, le prime cose che ti vengono in mente che sarebbe necessario modificare per avere un futuro un po' più roseo? Parliamo, per esempio, di due aspetti principali. L'accesso alla categoria dei giornalisti che si inquadra dentro un discorso puramente economico. E poi parliamo anche di privilegi e non privilegi. Chi è giornalista?
Oggi, se vogliamo stare dietro a quello che ci dicono le regole, è giornalista chi è iscritto all'ordine e chi ha l'inquadramento da professionista. Come si diventa professionista? Si diventa professionista attraverso tre strade. La prima è il praticantato che ti fanno le redazioni, la seconda sono le scuole di giornalismo e quindi il praticantato d'ufficio che potrebbe fare l'ordine stesso. Tutte e tre le strade si percorrono attraverso i denari, per essere semplici. Le scuole di giornalismo costano tanto e quindi non riescono ad accederci chi non ha queste risorse e quindi vengono danneggiati proprio coloro che magari i giornalisti li fanno ma con scarsissimi stipendi, soldi o quant'altro, non sufficienti per accedere alla scuola. La seconda strada, quella lì del praticantato nelle redazioni, è costosa, è molto più facile per un editore fare un contrattino di collaborazione piuttosto che un contratto di praticantato di cui ti puoi liberare facilmente. Il praticantato d'ufficio è praticamente una strada impossibile perché per poter fare il praticantato d'ufficio ci risulta ad oggi che colui che ne fa domanda deve dimostrare di guadagnare quanto un redattore ordinario. Quindi le conclusioni le puoi tirare tranquillamente. Certo. Sinteticamente io direi non si può fare dell'accesso alla professione giornalistica un fatto puramente economico e calcolarlo da quello. Sarebbe molto più facile valutare se quel giovane o quella persona esercita l'attività giornalistica, è in grado di dimostrarla con la documentazione opportuna e mettere un po' da parte il discorso economico perché finirebbe per danneggiare coloro che già sono danneggiati dalla condizione economica. Anche perché lo possiamo dire, non è un segreto per nessuno, si sospetta, diciamo, io non ho prove, ma voglio dire, sono cose che tutti abbiamo sentito dire, che poi alla fine molte volte la dimostrazione economica è una specie di autoinvestimento, nel senso che sì. si dimostra che si è avuta una retribuzione, ma in realtà si sono versati direttamente i propri contributi e questo, diciamo, il famoso fatta la legge, trovata l'inganno. Però per questo, scusami, solo una parentesi, sì. Se posso, per far capire a chi ci guarda, il discorso è semplice. Chi guadagna poco, oppure chi guadagna proprio niente, perché parliamo di realtà in cui si pagano 2 euro ad articolo, certo. Lo sappiano chi ascolta. Sì, sì. Chi guadagna 2 euro ad articolo è facilmente ricattabile da qualcuno che vuole che quel giovane scriva una certo. determinata cosa, magari offrendo un qualcosa di più di 2 euro certo, ad articolo. Certo, certo. Io sono anche un po' curioso qual è la storia di Maurizio Troccoli, cioè tu hai scelto di fare il giornalista e ti sei trovato di fronte a questa realtà, oppure man mano che hai conquistato questa consapevolezza ti sei trovato anche ad affrontare, diciamo, una situazione più dura di quella che ti aspettavi? Ma io non ne farei una questione personale, insomma. La mia storia è quella, è una storia comune a tanti colleghi che in questa professione credono, che la vivono come una sorta di scelta di vita più che di scelta professionale. È un modo di guardare al mondo. Essere giornalista è un modo di guardare ai fatti, è un modo per mettersi realmente al servizio di quelli che noi chiamiamo lettori, ma che alla fine sono la società. E guardi, qui mi devi consentire giusto 30 secondi per fare una piccola panoramica. Questo è un paese di anziani. Il nostro è il terzo paese al mondo per anzianità. Certo. Quindi anche chi va a votare in qualche modo è anziano rispetto agli altri. E chi votano? Votano una classe dirigente anziana. E parlo di classe dirigente politica che poi esprime classe dirigente anche nei settori pubblici. Certo. Ecco, tutto questo sistema fondato su un'età media che è ben al di sopra dell'età che si richiederebbe a un paese per fare un riscatto, per fare un passo in avanti oggi, rallenta ulteriormente i nostri processi. Ecco, i giovani come me che vogliono impiegare tutto se stessi per essere al servizio dei cittadini non trovano una sponda che li agevoli in questo. E purtroppo tutto questo è determinato da quel difetto che abbiamo all'origine e che mette ai posti di comando coloro che non hanno nessun interesse a fare quello che viene chiamato turnover, con una parola difficilissima, che non è nient'altro che il ricambio generazionale. Io invece credo che ci sia bisogno in questo momento di un'aria fresca, di giovani leve che mettano le mani sulle leve di comando e che determinino un cambiamento. È un cambiamento che secondo te si può fare anche dal basso, così come stai cercando di fare tu, impegnandoti, diciamo, a diffondere un messaggio di
contestazione, tra virgolette, è anche propositivo ovviamente. Sì, il primo difetto, infatti, rispetto al fatto che i giovani non emergano, non vengano fuori, anche forse perché non hanno ancora tirato fuori le unghie, non hanno dimostrato capacità a prendersi il posto che rivendicano. E quindi il protagonismo dei giovani è un handicap del tutto ascrivibile a noi, di cui dobbiamo prenderci la responsabilità. Certo, farli emergere questi giovani non è facile. Non tutti sono pronti a metterci la faccia. Io spero di cogliere anche questa occasione, come le altre, per dire a loro: mettete la faccia davanti alle idee, perché a volte si rischia di guardare ai fenomeni con gli occhi del presente. Se facciamo lo sforzo di guardarli con gli occhi del futuro e dire come mi guarderò io fra 10 anni rispetto alla scelta che faccio oggi, magari già sappiamo che fra 20 anni o fra 10 anni saremo felici di essere usciti allo scoperto di aver denunciato quello che non ci va, invece di vivere oggi la soggezione e la paura di dire e di denunciare. Certo. Che cosa significa, sempre per non pararci addosso, come giustamente hai detto tu all'inizio, essere un giornalista freelance? Beh, essere un giornalista freelance significa innanzitutto vivere nell'incertezza. Quindi significa non avere un contratto. Beh, non avere un contratto significa trovarsi a 32 anni, magari avendo fatto già 15 anni di lavoro, senza nessuna garanzia, voler mettere su famiglia e sapere di non poterlo fare, e magari pensare che un domani sarai senza una pensione, e quindi a quell'appuntamento arriverai anche con una generazione mancante. Quale sarà la generazione mancante? Saranno i nostri figli che non faremo. Mentre ci ritroveremo ad affrontare il mondo del lavoro con talmente tanto ritardo da portarci dietro un carico così pesante di inoccupazione, di disoccupazione, che ci porterà anche ad essere impreparati poi a quell'appuntamento lì. Essere precari oggi significa guardare ai nostri genitori come dei privilegiati, perché i nostri genitori sono stati sicuramente meglio dei loro genitori, mentre noi saremo sicuramente peggio dei nostri genitori. E spesso, oltre a viverla questa condizione, abbiamo anche la beffa rispetto a questa circostanza. La beffa è semplicemente trovare gli strumenti, le parole, il modo per comunicarlo tutto questo, perché non solo la viviamo questa condizione, ma diventa difficile trasferirla, farla capire a chi ha avuto una vita diversa, a chi magari gli è stato detto: tu vai a scuola, diplomati, laureati, magari conosci 2 lingue, impara il computer e poi lavorerai. A noi ci è stato detto: vai a scuola, siamo andati a scuola, ci siamo laureati, abbiamo conosciuto le 2 lingue, le 3 lingue, abbiamo conosciuto il computer. Siamo anche quei giornalisti del multimediale. A noi non ci fa paura di aggiungere al taccuino anche una telecamera, una macchina fotografica, e cercare di offrire al lettore anche la possibilità di vedere le immagini, il movimento, eccetera, che è la sfida che il giornalismo oggi ci chiede. Però poi abbiamo di fronte una generazione che tutti questi sforzi non l'ha compiuti, che occupa ancora i posti. E si trova tutta una serie di garanzie sindacali, perché loro sono quelli che hanno avuto il contratto a tempo indeterminato e quindi la possibilità di farsi una famiglia, perché avevano la certezza di non perdere il posto di lavoro. Sono quelli che hanno avuto la tredicesima, le ferie, la malattia, insomma tutta quella serie di garanzie sindacali che noi non abbiamo e che non ci permettono di stare tranquilli. Alla fine di tutto questo hanno avuto anche la pensione. E la pensione dei giornalisti non è sicuramente paragonabile alla pensione di un bracciante agricolo. Certo. Ecco, poi qui magari, quando tu vuoi, possiamo aprire il discorso dei pensionati giornalisti. Apriamolo subito. Allora, abbiamo solo 30 minuti, dobbiamo stringere e dire più cose possibili. Di pensionati giornalisti in questa regione ce n'è abbastanza. Forse ce n'è anche troppi. Probabilmente anche in rapporto ad altre regioni il numero è consistente, è notevole. Volendo essere ragionevoli, ecco, se noi dovessimo basarci sulla solidarietà che ci deve essere nella categoria, perché non bisogna dimenticarsi poi di chi va in pensione, perché anche l'appuntamento con la pensione è un appuntamento sicuramente traumatico, concentrandoci sul loro destino, su come loro in qualche modo devono essere impiegati, poi questo deve finire per togliere anche le poche briciole che sono rimaste a coloro che devono oggi entrare a fare questa professione. Ecco, il giornalista che va in pensione è un giornalista che ha avuto un buon contratto, una vita dignitosa, adesso si prende una bella pensione dignitosa, che lui vada a scrivere dei contratti di collaborazione con le testate giornalistiche con cui ha lavorato fino ad oggi, o magari con delle nuove,
Ecco, significa veramente togliere anche quel minimo di possibilità che viene riservato ai giovani. Importante dal punto di vista etico, mi sento di ma dirla... lo possiamo cambiare senza le leggi, cioè sperare soltanto che quelli come me, ci dobbiamo appellare alla tra cinque anni, mettiamo quando ci dobbiamo mi toccherà anche a me, io abbia la sensibilità di smettere di lavorare solo perché ho conosciuto Maurizio Troccoli, piuttosto che perché ci sia una legge che in qualche modo me lo impedisce. Colgo il tuo invito e dico che ci dobbiamo appellare alla sensibilità di coloro che vanno in pensione e che possono tranquillamente godersi la loro pensione, dedicarsi alla lettura, magari anche al giornalismo, fare qualche editoriale, ma la cosa prevalente che secondo me dovrebbero fare e che spesso non fanno, dedicarsi alla formazione di questi giovani. A un anno dalla pensione, invece di stare lì a scrivere fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora, abbraccia un giovane, portalo con te, insegnagli i trucchi del mese, fagli vedere anche la tua agenda, trasferiscigli qualche numero di telefono utile, importante, cosa che invece ci custodiamo gelosamente portandoci fino chissà dove, ecco, trasferisci un po' di competenze, renditi utile in questo, tu pensionato, certo. E se vuoi fai anche un'altra cosa, affiancati alla nostra lotta. E fai in modo che la lotta per i giovani che devono accedere e diventare giornalisti non sia solo una lotta per quei giovani, ma sia una lotta per tuo figlio, per tuo nipote, per la tua società che fino ad oggi hai voluto servire e che in questo modo continuerai a servire, perché noi siamo da soli. Se non ci aiutano loro, non abbiamo la spinta, la forza che ci serve per far vincere queste battaglie. All'interno delle organizzazioni sindacali e anche dell'Ordine dei giornalisti, siete prevalenti come gruppo di giovani che portano avanti una lotta convinta nei confronti di questi obiettivi, oppure in alcune posizioni ancora, diciamo, la presenza di gente della mia età, voglio dire, è ingombrante? Anche secondo qui, te a Perugia? Anche qui scontiamo una grave ingiustizia. Noi freelance, questa parola è un po' complicata da capire, noi collaboratori, oggi Il mondo è fatto di collaboratori, tutti sono collaboriamo. Sono giornalisti senza contratto che cercano di vendere quello che producono al miglior offerente. Esatto. Questa è un la po'... regola è semplice, io giornalista Vado a fare un servizio, secondo la regola dovrei chiamare la mia redazione e dire guarda, io ho confezionato questo servizio, ti interessa, lo vuoi, Me lo paghi. Questa è la forma, esatto. La sostanza è un'altra, questo non avviene mai. La sostanza è che tu fai esattamente quello che fanno i tuoi colleghi contrattualizzati, però devi farla passare in questo modo, altrimenti poi si innescono tutta quella serie di condizioni che ti metterebbero in una situazione da poter rivendicare il fatto di essere assunto. E rispetto a questo non è che poi il contrattualizzato ti dà una mano, anzi a volte ti fa temere, guarda, non essere troppo così, perché poi se no l'editore non ti assume, poi non ti assumerà nessun altro, se ti metti addosso questa immagine di uno che rompe le scatole, eccetera, non ti assumerà più nessuno. La rappresentanza, e qui ritorna il ricatto. La rappresentanza invece, noi oggi i collaboratori nel giornalismo italiano sono più dei contrattualizzati, anche di sostanza, insomma, per una buona cifra. Non solo di numero. Anche come contributo proprio in termini di contenuti. Sì. Però anche di numero li abbiamo superati, e questo è un handicap, non è un punto a favore. Certo. Però non abbiamo la stessa rappresentanza poi in termini sindacali. Mentre nel giornalismo siamo la maggioranza, nel sindacato, all'interno della FNSI, siamo una minoranza, anzi siamo la minoranza della minoranza. Questo perché? Perché anche all'interno del nostro sindacato dobbiamo scontare una presenza prevalente di pensionati che hanno le loro rivendicazioni da compiere, che hanno anche una loro storia all'interno del sindacato, con cui spesso è difficile dialogare. L'ultima, per dirla, loro hanno chiesto al sindacato di abolire il tetto di cumulo. Cosa significa? Che loro già hanno la pensione, non possono aggiungere più di tot ogni anno come collaborazioni. Loro hanno detto, visto che le altre categorie non hanno questo cumulo, perché dobbiamo averlo noi? Libertà così modo, totale. Invece di chiedere 1.500 euro al mese alle testate, magari ne chiediamo 2.500, come se 1.500 già non fossero tanti da aggiungere poi già una buona pensione. Certo. Immaginiamoci cosa significa per un collaboratore. 1.500 è il paradiso, è una cosa irraggiungibile. Certo. No? Certo. Allora, se già quella 1.500... La liberassimo, già potremmo avere due stipendini minimamente dignitosi per due giovani che possono crescere. Però ci vengono a dire che loro invece il posto non lo tolgono ai giovani, perché 1.500 è rilevante. Ecco, proprio è la comunicazione, nel far capire, non si rendono conto che questi giovani
guadagnano 300, 350 lordi. E secondo 400. secondo te queste battaglie si possono portare avanti con successo partendo da dentro la categoria piuttosto che facendo politica? Questo voglio dire. Io dico una cosa, dentro la categoria bisogna cambiare, perché bisogna far capire dentro la categoria quello che sta avvenendo. Guardi, noi abbiamo una regione, quella Umbra, qualcuno dice non ci sono grandi possibilità in questa regione, siamo presso a poco meno di una città metropolitana tutta la regione. Io non credo questo. Io credo che anche nelle piccole realtà c'è possibilità di fare questa professione, farla bene e tirarci fuori anche un piccolo stipendio. Sa perché? Perché tutta la categoria ancora non si è messa in connessione con quello che sta avvenendo. Non ci sono giovani dai 25 ai 45, 50 anni oggi che vanno in edicola e vanno a comprare il giornale di carta. Se vanno in edicola vanno a comprare Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera, magari Il Sole 24 Ore o L'Espresso o Panorama, ma che vadano a comprare La Cronaca o i giornali locali sono pochi e sono sempre progressivamente pochi. Credo che gli editori rispetto a questo ancora non hanno le antenne tese e non si sono resi conto che hanno delle redazioni pesanti, incapaci di far fronte a questo tipo di sfida che il mercato impone. Ci sono invece delle realtà felici, fatte di giovani, dentro le quali anche io stesso lavoro, cito Umbria 24 se mi è consentito. Come? Perché siamo un giornale fatto da giovani, siamo online. Che è un giornale online. Siamo online, facciamo multimedialità. Quindi le notizie le diamo sia scritte, sia video, sia fotografiche, con gallerie fotografiche. Questo è apprezzato. Ma soprattutto parliamo, in vita con la pubblicità. Si mantiene in vita con la pubblicità, ma soprattutto parliamo ai giovani. Parliamo a quelli che il giornale di carta non lo vanno a comprare. Questo credo sia il futuro, e sia il futuro anche in questa regione. Tutto il resto, se è giusto dare l'autistipendi ai grandi sacerdoti del giornalismo umbro che stanno dentro queste redazioni, allora proviamo a parametrarlo ai risultati. Io vedo che queste testate classiche, note, sono tutte in picchiata. Invece le testate dentro le quali operiamo noi, che guadagniamo poco, diciamo, la classe operaia del giornalismo, queste testate crescono. C'è grande fermento, tante proposte. Certo, quanto a partecipazione, multimedialità, pubblico di lettori. Non esiste nessun giornale cartaceo umbro che si cresca anche di una sola unità. Si va giù e si appesantisce la struttura, perché poi i giornalisti con i contratti, quelli veri, pesano, costano, e quelli bisogna sostenerli. Se non li riesci a sostenere con i lettori, andrai avanti un po' con i finanziamenti pubblici, ma prima o poi ti dovrai arrivare al bivio di metterti a confronto. Ma quanti saranno i giornalisti veri come contratto, secondo te, in Umbria? In termini di numeri? 50, 100? Io non mi sbilancio sui numeri, dico sicuramente spropositati in rapporto alla loro funzione. Sicuramente. Quindi spropositati. Anche se sono 50 sono troppi, secondo te? Credo di sì. Ti dico perché. Perché se io... secondo me non sono più di 50-70 quelli che prendono uno stipendio normale contrattualizzato in base alle norme, eccetera. Non lo so, adesso così a lume di naso ho fatto un attimo un conto mentre parlavi. Però. Valutiamolo però in termini di produzione. Certo. Se un giovane che ha 7, 8, 9 anni di esperienza riesce a creare 7, 8, 10 servizi al giorno, e magari a questi servizi ci aggiunge anche il video, ci aggiunge anche le immagini fotografiche, e riesce a mettere in piedi un lavoro complesso, ecco, non capisco perché per farne uno di articolo, uno e mezzo o magari due a settimana, poi bisogna invece averne tanti di questi professionisti. Certo. Un'altra domanda, tu hai studiato a Perugia? Sì. Oh, quindi sei il frutto anche della nostra università. Mentre facevi il tuo percorso di formazione, diciamo, ognuno fa le sue scelte, io stesso non sono perugino, pur essendo umbro, quindi comunque anch'io 40 anni fa ho fatto la scelta di restare qui e, diciamo, non rimpiango nulla, sono felice di averla fatta. Poi io l'ho fatta da Ternano, quindi ho giocato proprio fuori casa tutta la vita, nonostante ciò anche questo è possibile, quindi ho sfatato un piccolo luogo comune. Ma non hai pensato, tu che sei giovane, che voglio dire, che sento che non sei perugino, scegliere Roma o Milano poteva essere più produttiva, al di là di vicende ovviamente anche familiari che magari uno ha e quindi fa le scelte anche in funzione di quello, però dal punto di vista professionale
tutti dicono che ovviamente Roma e Milano garantiscono, impegnandosi con l'entusiasmo, la passione, la grinta che mi sembra di riconoscere in te, avere insomma, possibilità maggiori. Ma sai, per chi come me ha lasciato la famiglia a 18 anni, è andato a vivere una sfida con se stesso, io vengo dal meridione, lasciare il meridione d'Italia significa anche non abbandonare e scappare da logiche che ti chiedono di scendere a compromessi a volte, ecco. E quindi quando fai una scelta di questo tipo, per me vivere a Perugia, parlo del rapporto me famiglia, contesto in cui sei nato eccetera, vivere a Perugia o vivere a Parigi non è il problema, comunque sei lontano dalla famiglia, non è questo. Sì. Io penso però, perché resta? Però le opportunità di lavoro sì, sono diverse. Però il modo di concepirle le opportunità di lavoro, a troppi giovani abbiamo detto che le opportunità di lavoro devono piovere, noi siamo quelli invece che ce le andiamo a creare. Noi con il progetto di Umbria24.it ci stiamo creando il nostro lavoro, non siamo quelli che aspettano il posto pubblico perché te l'ha promesso il politico, perché te l'ha promesso il professore dell'università o per qualche altro motivo, ecco. Noi siamo quelli che il lavoro ce lo creiamo avendo la presunzione però di riuscire a interpretare le tendenze, i tempi, dove vanno i lettori, come si muovono, cosa chiedono. Ecco, ed essendo anche un po' capaci di fare questo, noi andiamo a confezionare i servizi che a nostro avviso rispondono meglio alle aspettative che i lettori in questa fase auspicano che arrivino. Ecco. Perugia, tra l'altro negli ultimi anni, grazie a Arianna Ciccone, faccio un nome insomma, che sicuramente conoscerai, ha saputo diventare protagonista proprio all'interno anche di questa professione con il Festival del giornalismo, che cioè, festival non è ovviamente una grande rassegna di carattere culturale a cui hanno dato importanza nomi di intellettuali di tutto il mondo, quindi una città come Perugia in qualche modo ancorata a queste figure professionali a cui che tu combatti, che diciamo, ai quali hai fatto riferimento e che abbiamo tutti presenti in mente, insomma io mi ricordo direttori che hanno lasciato il lavoro da poco, a 80 anni o perché sono morti o perché non ce la fanno più, che quando facevo io l'università già andavano per la maggiore, ti parlo di più di 40 anni fa, quindi insomma, ecco, voglio dire, qualcosa sta cambiando anche qui con queste iniziative secondo te? In questi anni, tu sarai qui da 7, 8, 10 anni, immagino, sei studiato qui a Perugia più o meno. Dal 97. Ecco, quindi insomma. L'Umbria ha tanto da raccontare ancora. L'Umbria ha molto da raccontare, soprattutto se si esce dagli schemi del racconto che ci hanno imposto fino ad oggi. Noi ci accorgiamo, ad esempio, sul web che molte notizie funzionano meglio e di più perché toccano le corde della curiosità. Invece a volte andiamo dietro alla comunicazione di palazzo, all'informazione di palazzo che parla tra i palazzi ma non raccoglie l'interesse troppa della gente. Troppa comunicazione istituzionale. E questo credo che sia anche un altro handicap dei giornali ufficiali. Poi anche loro fanno buona cronaca, fanno buoni servizi, eccetera. Però questa comunicazione tra i palazzi è una tipicità un po' umbra. Per quanto riguarda Arianna Ciccone, anche lei sconta questo fenomeno. Io credo sia una ragazza assolutamente positiva e credo che... No, fatti il nome perché... Siamo buoni amici, più volte l'ho ospitata qui per presentare il festival. Ma io ne parlo in funzione quindi... del festival, non esatto. Come persona. No, perché... per dire che è una grande professionista che ha avuto un'intuizione molto importante. A queste persone... E è un'espressione, diciamo, locale. A queste persone dovrebbe essere dato vento a favore, insomma, dovrebbero certo. Essere aiutate. Invece che cosa scontano? Scontano anche loro le avversità di questi... di questi atteggiamenti un po' conservatori, non lo so, conservatori ecco. Per esempio ho saputo che alcuni giornali locali hanno avversato la scelta che ha fatto il Festival del giornalismo quest'anno di non invitarli tra virgolette, quello che dicevano i giornali ecco. Ma perché aspettare che tu debba essere invitato in qualche modo? C'è un evento nella città, lo copri, è notizia insomma, certo. Te devi essere di servizio ai tuoi lettori, che significa aspettare che sia l'evento a chiamarti, ad ospitarti? È stata in grado di richiamare l'interesse dei media internazionali sulla città di Perugia, ma cosa aspetti? Copri la notizia, offri il servizio ai tuoi lettori e poi magari troppo, con i rapporti con chi organizza te li andrai a stabilire in altra sede. Troppo insomma. Autoreferenziali, sì. Senz'altro, no? Sì. Se tu potessi, siamo quasi in chiusura, se tu potessi cambiare subito una cosa di questo mondo in modo da così in qualche modo favorire i giovani come te che hanno bisogno soprattutto che
di credere in se stessi e che gli altri gli forniscano l'occasione per credere in se stessi. Due o tre interventi immediati. Esatto. Innanzitutto, disincentivare il precariato. Come si disincentiva il precariato? Facendolo pagare di più, innanzitutto facendolo pagare di più e aiutando le imprese. Quindi agendo sugli editori. Sì. Faccio un esempio velocissimo, l'ho fatto anche in altre occasioni. Se io c'ho un ristorante e devo organizzare un matrimonio e c'ho il mio cuoco dipendente, quel mio cuoco quel giorno lavora e prenderà lo stipendio a fine mese. Se devo andare a chiamare un cuoco fuori, dall'esterno, a quel cuoco lo devo pagare e probabilmente lo devo pagare molto di più del mio cuoco dipendente perché mi offre un servizio straordinario. Ecco, basterebbe spostare la cucina nell'editoria e dire se io un giornalista non ce l'ho dipendente ma mi serve per quel servizio speciale o perché è un collaboratore esterno, io il collaboratore esterno lo devo pagare di più, anche perché se un freelance deve scontare i costi della sua attività a suo carico, anche quelli sindacali, anche quelli relativi alla sua salute, quindi deve essere messo nelle condizioni economiche di poter lavorare. Ecco perché l'esterno rispetto al contrattualizzato deve essere pagato di più. Questa è la prima azione da compiere. La seconda, aiutare le imprese che assumono a tempo indeterminato. Quindi è ovvio. Incentivarle. Incentivare le imprese, perché non bisogna uscire, non bisogna far finta di non vedere che le imprese sono in difficoltà e soprattutto in una regione come la nostra, dove c'è la piccola e media impresa che già fa degli sforzi enormi, se questa si mettesse a disposizione per convertire tutto questo mare di precari che ci abbiamo e dargli un minimo di dignità lavorativa, un minimo di futuro, a che cosa aspetta lo Stato ad aiutarli? Quella è ricchezza che torna in un altro modo, non è una perdita. Quindi queste sono le prime manovre che farei dal punto di vista economico. Dal punto di vista invece del turnover, del cambio generazionale, ecco, io mi metterei nella condizione di dire alle organizzazioni istituzionali, politiche, sindacali, eccetera, è ora di svegliarci. Non possiamo più andare avanti così, perché a perdere non siamo noi giovani o voi adulti, a perdere è il Paese che in questo momento è interessato ad altre attività, altre campagne, è distratto mentre gli altri Paesi accelerano e fra qualche anno ci troveremo a non poter più sostenere sia la condizione di privilegio che abbiamo affidati alla generazione che è venuta prima di noi, sia l'appuntamento con il quale ci andremo a scontrare noi fra qualche anno, insomma. Perde il Paese, o cambiamo e ci mettiamo nuove leve, oppure il Paese non ha futuro. Bene, io ti ringrazio, abbiamo incontrato Maurizio Troccoli che è un giovane giornalista, come ho detto prima, giovane, adesso nell'ambito di questa chiacchierata che abbiamo fatto, negli altri paesi le persone di 32-33 anni si presentano per fare il primo ministro, come sappiamo qui in Italia non è assolutamente possibile. Qui non si smette mai, di essere giovani e quindi ecco perché ancora poi anche quelli con i capelli bianchi come me ancora stanno sulla breccia. Pur non essendo in pensione, però devo confessarlo, quindi sono in regola, da quel punto di vista sono in regola. Ero rimasto e sono contento di aver invitato Maurizio Troccoli perché ero rimasto affascinato dalla qualità delle sue battaglie e dalle tematiche, diciamo così, che coraggiosamente spedisce nelle mail di tutta l'Umbria, soprattutto immagino degli addetti ai lavori, ma anche, e voglio sicuramente sperarlo, anche delle istituzioni, di tutti quelli figure culturali che in qualche modo possono dare un contributo nella direzione che tutti auspichiamo, che vada un po' anche nella direzione di aiutare i giovani. Io non voglio dire che io mi sento la coscienza a posto perché sono uno che ha sempre lavorato molto da solo, però frequento per fortuna molti giovani per doveri professionali e quindi diciamo che apprezzo con particolare piacere e consapevolezza tutto quello che tu porti avanti. In bocca al lupo, resta a tua disposizione questo spazio in futuro se ci saranno altre cose da dire, anche con dei colleghi e anche sulle situazioni che tu riterrai più opportune, metto fin da ora a disposizione questo piccolo spazio. Buon lavoro, ti ringrazio di essere venuto. Grazie a te. Grazie. Ciao. Buonasera, arrivederci.